tanto per cambiare. Ciao a tutti ragazzi, mi vedete con questa luce qui un po' strana perché sono a casa mia, nell'officina, nel piccolo banco che mi sono costruito, perché stavo pensando che mi piacerebbe portare qualche video magari dove, non so, aggiusto qualcosa qui a casa mia o mi metto a costruire robe. E mi viene da guardare là e non qua, perché là c'è lo schermino dove mi vedo e sono abituato al telefono. E comunque niente, stavo appunto pensando di costruirmi una piccola postazione dove magari mettere su, tipo qui o una roba simile, la videocamera e vedere insomma che cosa riusciamo a combinare. Il banchettino che mi sono costruito è questo. Cioè, l'ho sempre avuto, però diciamo che l'ho sistemato. Però non dico che sembra apposta per fare i video, però secondo me è molto carino. Mi sono attaccato un po' di chiavi, di utensili, magari che si usano un po' spesso. Poi qui c'ho un po' di squadre, un po' di lame del flessibile. Qua mi ci sono i cacciaviti, lime, una tenaglia, un martello, dopo sotto vabbè il resto della roba, anche qui ci sono due utensili a batteria, dice vabbè una motosega e c'è un sacco di roba. Qui mi sono organizzato le viti in questo modo, di modo che se dovesse occorrermi qualcosa ho tutto diciamo portata di mano. Qui c'è la morsa che non è in un posto ottimale perché non mi permette di usare il banco magari per robe un po' più impegnative, però comunque vabbè un banchettino piccolo. Sono 1,40 m, 1,20 m, non mi ricordo, di larghezza per 40 o 50 di profondità. E niente, nella giornata appunto di oggi mi è arrivata questa nuova videocamera che la uso più che altro per la pagina, non è che voglio utilizzarla molto a vloggare, anche perché è un po' più impegnativa da portarsi in giro. Però comunque la sto appunto provando, sto facendo sta roba per provare. E boh, vediamo. Per esempio, la settimana scorsa mi sembra con mio fratello mi sono costruito l'attacco del trattorino per tagliare l'erba per il rimorchio perché non ce l'aveva. E quindi mi sono inventato qualcosa. Sì, non è che sono un meccanico professionista, però vabbè, qualcosina mi piace un po' magari spacciugare, così per farvi vedere ogni tanto cosa combino nel tempo libero. Secondo me ci sta, fatemi sapere cosa ne pensate. E nel video di oggi non porterò granché, più che altro è un insieme di riprese di qualche lavoretto, di qualcosa che ho fatto in questi giorni, perché purtroppo siamo fermi per la pioggia e questo periodo è un po' così. Questa è la situazione nel mio orto. Vabbè, lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso. Però le zucchine, devo dire, che stanno iniziando a mollare adesso. Stanno facendo ancora le zucchine, però.